The Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. E salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show. Eccoci qua con la seconda puntata di Space Marine 2 di Warhammer 40K. Ragazzi, già solo questo dialogo ha una lore dietro assurda. Quindi ora, prima di proseguire bene, vi spiegherò un attimino meglio il personaggio del signor Titus, che magari poi verrà anche approfondito, però vi spiegherò un pelino di più nel dettaglio alcune cose che riguardano appunto il primo titolo. Quindi state pronti, perché già ci aspetta una seconda puntata che sarà ricca di dettagli e secondo me anche di massacri, perché inizieremo la missione nuova del dove ci hanno destinato. E ragazzi, veramente può succedere di tutto. Cari boys, andiamo a introdurre un po' il nostro personaggio. Lui praticamente è originario di uno dei vastissimi, svariati pianeti ormai, diciamo, conquistati e controllati dagli umani, perché dovete sapere che l'umanità in questo tipo di futuro è praticamente l'impero dominante, cioè quello più rilevante su, quindi, tantissimi pianeti e quant'altro, no? E il pianeta del signor Titus era un pianeta principalmente agricolo e veniva da una famiglia umile, quindi come background story sembra niente di che. Poi si arruola, il pianeta suo originario è stato attaccato dagli Xeno, quindi prende alieni come quelli che abbiamo combattuto adesso, con un'invasione specifica. E infatti già nel primo gioco, non mi ricordo se li affrontano direttamente, mi sembra che i nemici, la fazione nemica principale del primo gioco, fossero gli orchi. Non sono sicuro, però prendete un po' con le pinze. Volete sugli approfondimenti, io sto provando a sintetizzare per evitare di fare un'introduzione da 21 minuti solo su Titus. Praticamente tra una cosa e l'altra, per farla breve, il primo gioco finisce con Titus che è sopravvissuto a di tutto di più, un macello della Madonna, e praticamente si dubita della sua fedeltà, cioè si pensa magari fosse un infiltrato, perché c'è stata morte e distruzione ovunque, lui tipo è l'unico sopravvissuto. Quindi lui, piuttosto che ribellarsi appunto all'impero, accetta questa cosa, finisce a essere esiliato per praticamente 100 anni, come ci diceva anche la scena di prima. Lui l'aveva fatto anche per mantenere comunque attiva tipo la sua compagnia, i suoi altri sottoposti, altri Space Marine come lui. Infatti è diventato una leggenda, però diciamo dai poteri forti, tra tante virgolette, non era ben accetto, visto anche un po' come un personaggio scomodo. Quindi per gli Space Marine è un eroe, tant'è che ci sono pure delle statue, almeno una statua in suo onore, però l'impero l'ha dovuto un attimino allontanare. Quindi noi appunto riprendiamo da questo periodo di esilio e redenzione di Titus, che ha fatto parte della Death Watch, che è praticamente una compagnia, credo si possa chiamare così, un corpo a parte, sempre riguardo l'eliminazione ovviamente di minacce per gli umani, in particolare gli Xeno, quindi tra cui quelli che abbiamo affrontato. E adesso quello che aveva detto che ci ha trasformato in Primaris, ragazzi, è una cosa per potenziarci, perché generalmente gli Space Marine nascono come Primaris e noi invece lo siamo diventato praticamente. Quindi niente, dopo questo momentino della lore, qua ecco ci sarebbe altra lore. Diciamo che principalmente le categorie che si possono trovare all'interno di Warhammer sono gli Space Marine, questi qua che sono tipo preti meccanici appunto del dio macchina, che se vi ricordate aveva proprio menzionato nella puntata scorsa quando stavamo sparando il virus praticamente. E a quanto ho capito in realtà questi preti, passatemi il termine, so che è più complesso e io queste cose comunque transumanistiche le adoro, neanche loro in realtà comprendono bene quello in cui credono, è un po' complesso. Come anche complesso il discorso del perché appunto si temeva che Titus diventasse magari cattivo o un nemico, perché magari fosse preso
dal caos, perché alla base praticamente di tutto Warhammer c'è la differenza tra il war per il caos. Però magari ci arriviamo più tardi. Ah no, ok, fortunatamente non è partita una caccina particolare. Diciamo che il warp è come una realtà alternativa, un altro piano rispetto a quello dove viviamo noi in quanto esseri viventi, che porta in automatico alla follia, quindi una cosa molto Lovecraftiana, se vogliamo. A questo punto direi che questi sono come computer senzienti. Che ragazzi, se siete interessati a queste tematiche, c'è la Jade Butleriana di Frank Herbert, che è apparentemente il prequel di Dune, però ora ci arriviamo piano piano a mettere questi tasselli. My lord, Lieutenant Titus reporting for duty. Have Sergeant Gadriel report to the bridge. How are your wounds? Good enough. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions, suspicions. I cannot afford discord among the men. Not now. You're a lieutenant now. Will that be a problem? No, Captain. Very well. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on two planets. Avarax, a hive world, and Kadaku, which you already know. We're abandoning the latter. It's mostly Adeptus Mechanicus research facilities. We're evacuating critical assets and personnel. These defense guns are keeping the skies clear for our ships. The Tyranids have taken note. Get down there and protect those guns. Captain, you wish to see me? Sergeant, this is Lieutenant Titus. He'll be taking over command of your squad. Sir, I expect you on the ground within 30 minutes. Dismissed. Tasaio. Lieutenant, forgive my hesitation. I am merely surprised by this development. As am I. Sergeant Gadriel, the Absolver is ready to depart. Brother Chiron, this is Lieutenant Titus. He will be leading our squad. Is that so? Well, I shall be glad to have a commander of such experience. Is the rest of the squad ready? Already assembled on the flight deck. Good. We leave immediately. Ok, vedete, c'è comunque un. Puoi giocare online. Oh, bene, abbiamo sbloccato l'online. Quindi poi credo dalla prossima puntata a questo punto saremo con Diego. Io purtroppo sto un attimino registrando adesso mezzo di corsa dopo aver studiato un attimino. Perché almeno appunto andavo avanti, dato che non sapevo se il multiplayer si sbloccasse già adesso, magari più avanti, e questi che ne so, li trovavamo su un altro pianeta. Però. Poco importa, abbiamo sbloccato questa cosa, è importante. E come vedete, soprattutto c'è molta riverenza, molto rispetto nei confronti di Titus. Perché, appunto, è un eroe di guerra, è una leggenda. Ma comunque, per farla breve, dove volevo parlare, però, Charion. Tyranids before. Only these past 2 days. Then there is much to learn. Ah, abbiamo dei novellini qua, eh. Per chiudere il discorso di prima, quindi c'è il warp che è come un'altra dimensione e il caos che è collegato, perché è una forza che più o meno deriva da quello, se non ho capito male. Poi se qualcuno di voi sta seguendo, ripeto, è più esperto, è liberissimo di darmi contro e tutto per mostrarmi la via. E il caos è quello che appunto può impossessarsi anche nelle anime e nelle menti delle persone. Quindi una cosa che temevano soprattutto i Titus è che avesse praticamente ceduto al caos, quindi anche per quello è stato poi allontanato e quant'altro. Welcome, brother. We are yours to command. We leave immediately. Yes, Lieutenant. E soprattutto dovete sapere che in realtà
alla base di ciò c'è una chiara ispirazione a una storia realmente accaduta sul nostro pianeta Terra, ovviamente senza questa portata e tutto, ma ci arriveremo con calma. Bellissimo il briefing che fa vedere così. Presumo che sia una puntata già bella movimentata, forse non la farò così lunga come la scorsa puntata, vorrei tornare a un minutaggio un po' più semplice, però ragazzi per uno è un attimo che si fa prendere la mano in mezzo al casino e tutto, quindi capitemi anche un attimo. Sono curioso di vedere se poi il legame tra questi tre personaggi, diciamo, della squadra, che sono poi i tre protagonisti. Vabbè dai, non se li porta male. Vedete quello che vi ho detto prima? Qua c'è anche quindi un pizzico di razzismo, può essere? Sono particolarmente curioso poi della possibile evoluzione che avrà il rapporto appunto tra questi personaggi. Ah, abbiamo quelli volanti qui, va che bellini. Non so quel carramatino quanto fa, eh. Certo, meglio di niente, però... E la Madonna... Triangolo, tipo un ultimate. Ma non è che posso mettermi su un mitraglione, vero? Ma manco per il cazzo. Siamo sicuri di... Ah no, infatti raggiungi. Mi sembrava. E mi sembrava, ho detto... siamo qua a guardare lucciole. Azza. E rieccoci qua, belli. Siete... È comunque molto meglio avere a che fare con voi tizi strani piuttosto che la grammatica francese, ve lo dico proprio al profondo del cuore. Madonna, ragazzi, comunque è bello adrenalinico. Eh certo, siamo qua apposta, tesoro, figurati. Se poi questi qua non andassero a morire a cazzo. Guarda. Qua finisce che faccio il fuoco amico, già lo so. Già lo so che va a schifio.
Beccatevi sta granata, va. PEM! Ma no, li ho fatti saltare proprio tutti. Oh, finalmente ho fatto una granata decente. Ma questi ricordiamoci dalla scorsa puntata che se si fa fuori l'alfa dovrebbero accusare di più il colpo un po' tutti in generale. Ma quando ho detto che era una bella puntata già movimentata, ok, mi aspettavo qualcosa del genere, ma se siamo così all'inizio, ragazzi, io non ho veramente idea di che cazzo possa succedere tra un 10 minuti di registrazione a questo punto. Poi io la scorsa puntata avevo detto bisogna usare le granate con parsimonia, ne ho già lanciate due così a secco appena arrivato in campo. Vabbè ragazzi, un po' di momenti da clown ci devono pur stare, no? Azza, è arrivato l'amico Crizio. Ma dove vuoi andare? Ma dove vuoi andare? Vai, giustiziamo tutti ragazzi, basta, nuova challenge. Sì, ma dai, ma non dovremmo davvero gestire. Oddio, che ho fatto? Ho sbagliato pulsante, mi è venuto da ricaricare con triangolo. Ho attivato questa cosa che non so cosa sia. Comunque una quantità devastante di nemici. Oh, va un po' di democrazia. Ah, ci ha teletrasportato qua subito. Vabbè, mettiamoci la pistoletta che qua abbiamo già finito le munizioni. Attenzione, la spada a catena, signori. È tornata. Nel mentre, se abbiamo un momento di tregua e non ci escono 3 milioni di tiranidi, sempre indagando sulla lore in generale, un po' di dettagli e quant'altro, la loro tattica di infiltrazione è veramente peculiare. Anzitutto dovete sapere che sono tantissime le fazioni nemiche dell'umanità in Warhammer. Direi che è anche normale, visto che appunto vi ho detto è apparente dagli anni 80 questo gioco. Oddio. Mica se è brutto quello. Non che gli altri dice vabbè, spettacolari però. Tanto ora esce e ci incula questo. Tattica di infiltrazione è molto particolare perché cadono magari piccole spore. Comunque, ragazzi, cioè, tralasciando tutto, una quantità così di nemici, credo di averla vista solo in... No, spara! Vabbè, continuerò il momento didattico dopo, perché qua... Non mi ha fatto fare esecuzione, sono scemo io. Praticamente cadono poche spore o pochi pezzi di roccia con le spore all'interno e praticamente ci sono alcuni che sono prevalentemente piccolini che poi ingravidano come i facehugger di Alien per certi versi con la lingua di altri esseri viventi tipo appunto gli... Oh, stimolanti per noi. Praticamente ingravidando così l'altra specie poi piano piano nasceranno degli ibridi. Sono degli ibridi nelle varie generazioni finché non diventano molto simili a quella specie, quindi in questo caso magari umani, finché proprio l'ultima generazione sostanzialmente di ibridi è praticamente uguale a quella di, ripeto, in questo caso gli umani praticamente, e quindi loro possono infiltrarsi pure ai piani alti, cioè quindi salire molto di rango tipo nell'esercito e quant'altro e poi tradire l'umanità perché appunto in realtà non sono umani ed essendo controllati dalla mente alveare neanche a dire sai però vivendo con gli umani magari diventano più... No, il cazzo, perché non sono appunto umani, sono semplicemente ibridi di questa specie dei tiranidi, che quindi è uno degli elementi che li rende tra le razze più aggressive, perché appunto è anche pericolose perché
praticamente loro sono guidati dalla mente alveare e basta, cioè come molti altri cattivi, se mi è passato il termine, delle altre fazioni nemiche di Warhammer, che sono guidate solo dalla distruzione, la supremazia e quant'altro, perché ragazzi ci sono tipo gli elfi, non sto scherzando, i nani, veramente gli elfi oscuri, cioè Warhammer in generale è molto un connubio, che potrebbe anche essere considerato perfetto, tra la fantascienza pura incredibilmente dark, perché non credete che poi l'umanità se la passa bene nel 40.000. Ah vabbè, questi sono come gli incubi di God of War, ho capito. Anzi, c'è molto l'aspetto appunto religioso con l'imperatore, che insomma fa un po' cose discutibili, e avere certi nemici, capite bene che è già una signora minaccia. È davvero molto 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 particolare, e non mi aspettavo una cura del genere per tipo questa fazione qua. Io pensavo, vabbè sì, sono tipo xenomorfi, ok, magari hanno una mente alveare e basta. Invece, come vedete, la cura nel dettaglio a cui può arrivare Warhammer è veramente altissima, e io credo vivamente che qua siamo proprio a neanche la punta dell'iceberg. Io comunque continuerò a indagare per portare bene la serie e tutto, però ecco lì alcuni retroscena che non so se poi verranno raccontati nel gioco. Oddio! Mirato l'universo, ragazzi. Oddio no! Liberati Titus! Madonna, sta proprio... fatto decisamente malino siamo. Oi! No, mo basta però, Dio. Arca troia, invece no. Allora, anche di questi ci sono diverse categorie, prente classi, direi che si potrebbero anche considerare. Tipo alcuni sono prettamente psichici, ora non ho fatto caso se erano principalmente questi, però sono anche ben divisi tra loro, ragazzi, quindi c'è veramente un universo da scoprire qua, già solo per questo gioco, quindi figuriamoci. Qua c'è qualcosa di... Oh, vedi? Andiamo avanti ancora solo un pezzetto qua, se riusciamo ad arrivare ai cannoni, e poi episodio breve, anche perché non vorrei andare troppo avanti rispetto magari a Diego. Ecco, bravo Gadriel, non rompere il cazzo, ok. Ma non c'è niente. Scusate, è un po'... provo a esplorare. Ecco, tipo qua possiamo già testare. È stata piuttosto comoda quella granatina pazza, Adesso ovviamente non so la ruota possibile di armi, quanto sarà ampia e tutto. Io spero non troppo, perché se al momento possiamo usare solo... solo due armi praticamente, capite bene che... Ok, sì, io sono ragionevolmente convinto di aver preso la decisione giusta. Non capisco se l'audio è un po' sminchiato o sono sminchiato io. A posto. Oddio, gli angeli adesso non esageriamo, che poi arrusciscono. You would desert your post, guardsman. No, Lord. Never. We could do no more. Open the gate. Open the gate. Open the door. Open the motherfucking door. Io mi tengo già pronto con lanciagranate, perché qua capito che sarà un bel puttanaio. Ma no, ragazzi, sono un botto in hype. Ah, porca troia! No, scusatemi, no, così no, però. Ma guarda quanto è bello! Adesso però fate pochi fighi, Tutti gangster finché poi il Jolly non tira fuori il lanciagranate, poi.
Oh, buono, ho fatto fuori l'alfa così no look. Ok, mentre sblocco trofei. Ah, mi scuso se c'è l'audio un po' buggatino ogni tanto durante questi momenti di azione. Oddio, questo è particolarmente grosso, è una mia impressione, no? Scusi. Non abbastanza grosso per noi. Oh madonna. Fuori dalle palle, fuori dalle palle. Vabbè, comunque ragazzi, rispetto anche per i marine quelli più piccolini, che comunque stanno lottando e non stanno morendo e basta come tipo in Halo, eh. Fidatevi che io appena ho visto che erano questi qua piccoli ho detto minchia, adesso crepano malissimo. E invece stanno resistendo al momento, incredibile. Ma ancora che state ad arrampicarvi e basta, eh? Che cos'è? Fatevi sta granata là. Vedi che ora vi passa fantasia. Vabbè, mi è piaciuto quei pezzi di corpi alieni che sono volati malamente. Madonna, comunque sono davvero tanti, ragazzi, sto sudando tantissimo. Aspetta, prima devo giustizzare questo, poi posso anche ritirarmi. Copritemi. Chiudi sta cazzo di porta. Chiudi sta cazzo di porta. Minchia, ne stanno arrivando giusto un paio. Oddio. Major Sarkana. Go ahead. We met with one of your squads. Thank you, my lord. I shall give them new orders. The way is clear. Proceed. Holy Terra. I just fought beside Space Marines. We've been blessed, Dallin. By his divine will. E adesso mi trovo un po' davanti a un certo dilemma, perché non so se andare avanti, soprattutto veramente pure poi venga fuori un video lunghissimo e magari anche per me è un casino poi editarlo con le varie cose che ho da fare. Quindi, dato che già la prima puntata non l'avevo chiusa, perché l'avevo divisa proprio come una serie TV, proprio con diciamo l'episodio pilota e poi iniziare con questo, e ragazzi direi che possiamo temporaneamente salutarci. Credo che la prossima puntata sarà già in compagnia di Diego, che sarà quindi o Gadriel oppure signor Sherion. E niente, direi già bello intenso, strong questo secondo episodio, giusto un paio di alieni da far fuori, ho sudato un botto. E niente, spero il video sia piaciuto, se lasciate un bel like e commentino per supportare serie e canale. Da me, signor Tidus, per questa puntata è tutto e alla prossima.